Presidente, il continui appello del Presidente Mattarella, lei non ha trovato da parte di un esponente di Forza Italia nessun intervento polemico, sterile in questo periodo di emergenza, prima sanitaria, poi economica e che sta diventando purtroppo, o è già anche sociale naturalmente. Perché noi abbiamo fatto proposte concrete. Se si ravvede, adesso io ho sentito parlare due persone molto equilibrati, sia il sindaco di Pesaro che il collega Librandi. Dopodiché la sintesi, questo governo non è in grado di farla. Purtroppo la sintesi, vede, si parlava del MES, io sono favorevole al MES, andava usato prima, poi entreremo, immagino, sugli aspetti sanitari. E certo, come diceva la sua collega in studio, non è la soluzione di tutti i problemi, ma questo è un puzzle, questa emergenza è un puzzle con tante componenti. E noi abbiamo sentito un confuso Conte, Presidente del Consiglio, dire lunedì sera, domenica sera, lunedì, domenica sera, dopo il DPCM, dire... sapete, la sanità e l'economia vanno insieme, ma le pare che un Presidente del Consiglio non lo sapeva solo lui? Era l'unico in tutto il mondo, perché questa è una pandemia naturalmente, guardi, io sgombro il campo subito da equivoci, io polemiche non ne faccio, non ne voglio, perché so che questo è un problema che la pandemia è un problema mondiale, no? Però noi vogliamo dare il nostro contributo, noi vogliamo dire quello che si deve fare, noi vogliamo dire quello che si sbaglia. Perché qua è più bravo chi sbaglia di meno, probabilmente, ma questo governo purtroppo di errori ne ha fatti tantissimi, purtroppo perché io sono italiano, di errori ne ha fatti tantissimi e se vuole glieli enunciamo, poi ne parleremo durante la trasmissione. Vede, sento parlare di sanità, mi faccia solo fare un inciso. Oggi ho letto un'intervista, due interviste, sono di due padovani, due eccellenze, del professor Crisanti e del professor Palù, una sull'Avvenire e una sul Resto del Carlino, mi pare. Ma allora io mi chiedo, ma il governo queste eccellenze le sta coinvolgendo? Perché io so di un piano di Crisanti, per esempio, io ce l'ho, un progetto nazionale sui tracciamenti che è stato consegnato al governo in agosto. Oggi i tracciamenti non sono è più difficilissimo farlo, non è più possibile farlo, mi dicono gli esperti. E io credo agli esperti, naturalmente. Ma andava messo in piedi questo progetto di tracciamento. A me pare invece che il governo, posso non condividere alcune, qua, molto di quello che ha detto Librandi lo condividono. Il problema è che hanno un problema interno loro e le cose non le fanno, le cose non le stanno facendo perché alla fine vince sempre l'anima statalista e assistenzialista di questo governo di sinistra. E Mi se vince verrebbe. quest'anima, da questa situazione non usciremo mai, Sì, non no, mi usciremo ver... mai, mi... purtroppo, cioè mai, Marin, ne mi usciremo quando verrebbe c'è da il vaccino. E dire. mi scusi, gli ultimi 10 secondi e poi sentire parlare i politici dei tempi dei vaccini. Ho sentito una volta il ministro Speranza in aula, Librandi se lo ricorderà, un paio di mesi fa dire arriverà fra 4 mesi, 6 mesi. Adesso sento, lo ricordava lei, Conte, che qualcuno che dice lo avremo. Calma, calma. I messaggi che si danno devono, non possono essere No, non c'è confusionari. dubbio Un che in questa governo ha il fase dovere di seminare certezze, in non questo incertezze e dubbi. non È c'è che dubbio, è una purtroppo questo fase in cui governo è fatto in gran parte da incompetenti. siamo molto, insomma, disorientati, preoccupati legittimamente, ci sono molte incognite, quindi diciamo questo vale per tutti, io credo, cioè dire poche cose chiare e certe, questo è l'auspicio, poi come sapete è difficile da parte di tutti, riuscirci. Allora,